La tutta misericordiosa. Storia delle apparizioni della Madonna Pelvoisin. La prima apparizione volge al termine. Lo comprendiamo anche da quel rimanere a guardare in silenzio della Madonna. Lo riscontriamo anche in altre apparizioni, questo atteggiamento. Quel suo sguardo silenzioso, intenso, che avvolge d'amore materno il veggente prima di svanire, è un tratto tipico di lei. Fa parte del suo stile, del suo modo di dire addio o arrivederci. E lascia sempre un'impressione struggente che Estelle esprime così: «Non posso esprimere ciò che provavo in quei momenti. Tremavo, eppure quanto ero felice». Rincuorata da questo sguardo d'amore di Maria, Estelle ora non ha più paura e le promette di fare tutto quello che sarebbe dipeso da lei per la sua gloria. Ma prima di partire, la Madonna ribadisce ciò che si aspetta da lei, non senza prima averla incoraggiata. «Coraggio», le dice, «ma io voglio che tu mantenga la tua promessa». Poi tutto scomparve. Seconda apparizione. La seconda notte rividi il diavolo e mi prese di nuovo la paura. Questa volta si teneva un po' più lontano. Non appena venne lui, apparve la Santa Vergine che mi disse: «Ma non aver paura, sono qua io. Ascolta. Questa volta mio figlio si è lasciato commuovere. Ti lascia la vita. Sabato sarai guarita». Al che io risposi: «Ma mia buona madre, se avessi la scelta, mi piacerebbe morire adesso che mi sono preparata bene». Allora la Santa Vergine mi disse sorridendo: «Ingrata, se mio figlio ti rende la vita è perché tu ne hai bisogno. Infatti, che cosa ha dato all'uomo sulla terra di più prezioso della vita? Restituendoti la vita, non credere però che sarai esente dalle sofferenze. No, tu soffrirai e non sarai esente da pene. E questo che dà merito alla vita. Se mio figlio si è lasciato commuovere, è stato per la tua grande rassegnazione e la tua pazienza. Non perderne il frutto con la tua scelta. Non ti ho forse detto, se lui ti restituisce la vita, tu renderai pubblica la mia gloria?»
piccola lastra di marmo e accanto un pacco di fogli di carta bianca dello stesso spessore della lastra. Tentai di sollevarne qualcuno di quei fogli, ma non ci riuscii. Mentre la Santa Vergine mi stava guardando sempre sorridendo, poi mi disse: «E ora diamo uno sguardo al passato». Il suo viso si rattristò un po', rimanendo sempre dolcissimo. Mi sento ancora tutta confusa per le colpe che ho commesso in passato e che ai miei occhi apparivano come colpe leggere. Preferisco mantenere il silenzio su ciò che la Santa Vergine mi disse, in particolare al riguardo. Dirò soltanto che mi fece dei gravi rimproveri, del resto ben meritati. Avrei voluto gridare perdono, ma non lo potevo, perché la mia pena era troppo grande ed ero rimasta sbalordita. Ma lei mi guardava con bontà. Poi sparì senza dire nulla. La mia tristezza era grande. Estelle inizia il racconto della seconda apparizione della Vergine, rievocando ancora la paura da cui viene assalita alla vista del ritorno del diavolo. Evidentemente non demorde, non vuole mollare la preda e insiste anche se sa che tutto sarà inutile. È tremenda questa lotta che il demonio ingaggia, anche se è certo della sconfitta, perché con la sua rivale del cielo sa benissimo che non può fare nulla. La scena si ripete come la notte precedente, con questa piccola variante che il diavolo questa volta si teneva un po' più lontano. Indice questo che anche lui cominciava ad avere un po' di paura, lo dice anche Stell in una sua relazione postuma, che il diavolo aveva paura. E così come arriva lui, giunge subito la Madonna. I piani di Satana sono sventati dall'accorrere della regina del cielo e della terra. E ancora, la prima cosa che dice ad Estelle è il dolce rimprovero a non aver paura. Questa volta il richiamo è più forte perché è già la seconda volta che la Madonna la vede impaurita. E sì, che la notte precedente le aveva detto non solo di non aver paura, ma paura di nulla. Sarebbe dovuta bastare questa affermazione per immunizzare la giovane da ogni genere di paura. Ma tant'è, la debolezza umana e l'orribilità di Satana portano a dimenticare le rassicurazioni celesti, per cui la Madonna dà alla sua voce un tono maggiore di forza, incominciando con un «ma». Deciso, solenne, ma non aver paura, e ribadisce il motivo che ogni mamma porta per togliere via la paura al suo piccolo: sono qui io.
la presenza di Maria, percepita o invisibile, deve essere motivo di grande tranquillità e coraggio. Se c'è lei, non può esserci la paura, però bisogna crederle, avere fiducia, non dubitare di lei, anche se il diavolo fa il gradasso. Come a Cana di Galilea, tutto si risolve per il meglio perché, come scrive San Giovanni, la madre di Gesù è là. Si tratta allora di invitarla nella nostra vita, perché con lei arriva certamente anche Gesù e anche gli apostoli che rappresentano la Chiesa. Dove c'è lei, c'è tutto. Dopo l'allontanamento di Satana con la sua potenza regale, la Madonna si intrattiene maternamente con Estelle. Non le ha tolto o diminuito la sofferenza, come non aveva potuto farlo con suo figlio confitto in croce. Ma la consola rivelandole la decisione del figlio nei suoi riguardi. Già nella prima apparizione, lei aveva cercato di far capire tra il dire e il non dire che suo figlio si sarebbe lasciato commuovere. Comunque, le aveva promesso che sabato sarebbe stata liberata da ogni sofferenza, lasciando in sospeso il come. Sabato, le aveva detto la Vergine Santa, sarai morta o guarita. Ora è venuto a precisarle il come, lasciato in sospeso la notte precedente. Ascolta, bellissima questa parola che indica tutta l'importanza che una mamma dà a ciò che sta per dire al bambino. Ascolta, le dice. Questa volta mio figlio si è lasciato commuovere. Ti lascia la vita. Sabato sarai guarita. Ci fa un po' sorridere questa volta mio figlio si è lasciato commuovere, perché ci ricorda il linguaggio tipico delle madri quando concedono qualche cosa di grande ai figli. Per questa volta, come per dire, però non approfittarne, anche se sa che non sarà l'ultima volta. E quella volta sarà seguita da altre innumerevoli volte. Ma si sa, lei è stata e continua ad essere madre. E madre una volta, si resta madre per sempre. Per cui, anche se è in cielo, non ha dimenticato il linguaggio delle madri, come possiamo verificarlo anche in altre apparizioni, anzi, in tutte le apparizioni. Ma ritorniamo al nostro racconto. E qui succede qualche cosa di realmente imprevisto. Imprevisto si fa per dire anche per la Madonna, che deve aver sgranato i suoi grandi occhi dalla meraviglia.
come reagisce Estelle a questa rivelazione che alla fine dei conti era ciò per cui aveva scritto la lettera e pregato tanto? Ringrazia forse piena di gioia la Madonna? Ma no, neanche per sogno. Anzi, sembra perfino dispiaciuta. Tutti avrebbero concluso, ma insomma, che cosa voleva davvero questa benedetta ragazza? Vivere o morire? Ecco come si esprime Estelle. Ma, mia buona madre, se avessi la scelta, mi piacerebbe morire, adesso che mi sono preparata bene. Probabilmente le mamme che ci stanno ascoltando non si saranno meravigliate più di tanto nell'udire questo cambiamento in Estelle. Abituate come sono con i propri figli, specialmente più piccoli. Infatti, prima chiedono con insistenza e capricci una cosa e quando finalmente riescono ad ottenerla non la vogliono più e la buttano via. Sappiamo però dal primo racconto come Estelle con grande sforzo avesse fatto il dono incondizionato della sua vita al Signore, abbandonandosi completamente alla sua volontà. Ed era arrivata a questo dopo parecchi mesi di agonia. Ieri notte Gesù, attraverso sua madre, le aveva detto di aver gradito il suo sacrificio, associandola ormai espressamente alle sue sofferenze in croce. E probabilmente la morte stessa di Estelle entrava nella prospettiva di questa associazione fino all'estremo, accanto a quella della possibile guarigione. Ed ecco che dopo tale comunione alla sua passione e morte, Gesù decide di lasciare la vita a colei che, avendo accettato nel suo cuore l'epilogo finale della morte, si era già concretamente associata anche alla morte stessa di Gesù. Per questo Estelle si sentiva in una grande pace interiore e si sentiva ben preparata alla morte di cui già pregustava l'incontro, perché la morte ormai voleva dire per lei l'incontro con il Signore. Si era unita talmente a Cristo crocefisso che voleva andare fino in fondo, cioè fino alla morte. Da qui comprendiamo quella specie quasi di rimpianto per essere stata restituita alla vita. Dover tornare a vivere in questo mondo dopo essere arrivati alla soglia di quella vita del cielo non può non lasciare qualche piccolo senso di rammarico. Presto il verdetto dei medici era deciso e sicuro al riguardo. Nessuna speranza di riprendersi, questione soltanto di ore. Ma il principe della vita le ridona la vita e come la aveva associata alla sua sofferenza mortale, ora la vuole associare anche al mistero della sua risurrezione. Perché per Estelle, giunta a sfiorare la morte, di una vera e autentica risurrezione si tratta. Ma sentiamo la reazione e la risposta della Madonna. È normale che suoni come rimprovero nelle parole che addolcisce con il suo ammagliante sorriso.
ingrata. Se mio figlio ti rende la vita, è perché tu ne hai bisogno. Infatti, che cosa ha dato all'uomo sulla terra di più prezioso della vita? Restituendoti la vita, non credere però che sarai esente dalle sofferenze. Oh no, tu soffrirai e non sarai esente da pene. È questo che dà merito alla vita. Se mio figlio si è lasciato commuovere, è stato per la tua grande rassegnazione e la tua pazienza. Non perderne il frutto con la tua scelta ora. Non ti ho forse detto, se lui ti restituisce la vita, tu renderai pubblica la mia gloria? Ci sembra normale e più che giusto che la Madonna, sia pure sorridendo, si diriga a Estelle chiamandola ingrata. E già, dopo tutto l'interesse e la preghiera fatta per lei, adesso non vuole più la grazia ottenuta? E le presenta alcuni argomenti per accettare la vita che Gesù le rende. Il primo argomento è sempre la base di tutto, cioè che Estelle non pensi al suo preferirei se avessi la scelta, ma che si rimetta alla scelta di Cristo per lei. Non deve preferire il compimento della sua volontà umana nei confronti di quella di Dio, neppure per voler andare in paradiso subito. Estelle ha bisogno della vita innanzitutto per i suoi genitori e nipotina che dipendono interamente da lei. E poi ha bisogno della vita per poter rendere pubblica, conosciuta, la gloria di Maria. Del resto è un favore che Maria ha ottenuto da Cristo. Lei lo ha convinto, perché i suoi argomenti sono sempre convincenti. Quindi questo ritorno alla vita non proviene da un recupero naturale, ma proviene direttamente da Cristo, trasmesso attraverso sua madre. Ora la Madonna non dice più «Mio figlio ti lascia la vita», ma «ti rende la vita». Avere resa la vita significa una rinnovazione, un nuovo inizio, una nuova nascita. Secondo argomento per cui Estelle deve accettare il dono di Dio è insito nel valore della vita stessa. La vita è un dono inestimabile e sacro. Senza questa non potremmo conoscere Dio e amarlo. Senza questa non potremmo esplicare l'immagine e somiglianza propria che Dio ha impresso in noi. E senza di noi tutto il creato non avrebbe più senso. Pensiamo che sia particolarmente attuale questo richiamo alla sacralità della vita, in un mondo e in una cultura che sa più di morte che di vita. Bisogna ritornare ad amare la vita nel modo giusto, accogliendola come dono di Dio e rispettandola sempre come tale, dall'inizio fino al termine. Solo Dio è padrone della vita e non ci sono situazioni o motivazioni perché l'uomo se ne impadronisca distruggendola. Secondo le parole della Vergine Santa, la vita non solo è un dono di Dio, ma è anche il più prezioso. Da questa valutazione ne scaturisce tutta una serie di atteggiamenti di apprezzo e di cura.
I doni di Dio vanno accolti con gratitudine, con fede e amore, anche quando ai nostri occhi non appaiono tali, ma assurdità. Infatti la vita è il dono più prezioso perché su questa poggia l'amore di Dio per noi. Se noi non avessimo la vita, non potremmo essere amati e amare. Scorgiamo tutto questo anche nei Vangeli. La vita è più preziosa anche dell'osservanza del sabato. E il Signore guarda con indignazione e si rattrista per la durezza dei cuori di chi lo critica per risanare un disabile in un giorno di sabato. Gesù guarisce gli ammalati e disabili e nel fare questo, dice, manifesta la gloria di Dio. E Gesù stesso rivela che i morti risorgono perché Dio non è il Dio dei morti ma dei vivi, perché tutti vivono in Lui. Gesù è il Dio che si commuove, che piange e libera dalla morte l'amico Lazzaro, perché Lui è la risurrezione e la vita. E quante volte ci viene ripetuto che la gloria di Dio è l'uomo vivente. La tutta misericordiosa. Storia delle apparizioni della Madonna a Pelvoisin.